con Salvini cosa si è detto? Gli ho illustrato le iniziative della Lombardia concreta, le cose che facciamo in Lombardia, da prendere come esempio per tutte le regioni d'Italia. Ma avrete parlato un po' anche delle alleanze, di quanto Salvini si è detto con Berlusconi? Sì, abbiamo parlato di tutto, certo, però è lui che è il segretario della Lega, quindi fate a lui le domande sulla Lega, non a me. C'è molto di sostenibile nelle iniziative che ha presentato oggi, no? Dalle imprese, le fattorie. Sì, Lombardia concreta sono iniziative concrete. Abbiamo approvato un piano straordinario per la sanità, per la tutela della salute durante Expo, durante i 6 mesi. Oltre 3 milioni di euro che abbiamo messo per potenziare le strutture, per renderle disponibili H24 per 6 mesi, in grado di contrastare tutte e di curare, di occuparsi di tutte le eventuali patologie che ci sono nella zona attorno ad Expo e su tutto il territorio lombardo. Un impegno forte, concreto e indispensabile, perché la sanità lombarda deve essere all'altezza e con questa misura lo sarà. Poi abbiamo approvato il piano di sviluppo regionale, che mette a disposizione ben 970 milioni di euro per le imprese, parte fondi europei, parte fondi del governo, 145 milioni anche dalla regione, per una serie di iniziative a sostegno della ricerca, dell'innovazione e soprattutto delle piccole e medie imprese. Un piano 2014-2020 che dà ossigeno al tessuto imprenditoriale della regione Lombardia. E poi anche altre iniziative. Ma di questi dati economici di questi giorni abbastanza positivi, lei ci crede oppure no? A cosa sono dovuti? Sì, io spero naturalmente che la ripresa continui, che si rafforzi, che ci sia. Noi facciamo del nostro meglio per aiutare. Le misure che abbiamo preso oggi vanno in questa direzione, quindi siamo convinti che questa sia la strada giusta. Devo solo sottolineare l'aspetto negativo, sono i tagli che il governo ha fatto nei bilanci delle regioni, quasi 1 miliardo tagliato nel 2015 a Regione Lombardia, che ci mette in difficoltà perché sono risorse in meno che abbiamo per garantire l'efficienza del sistema sociosanitario lombardo e il sostegno alle imprese. Nonostante questi tagli però faremo i salti mortali, quasi i miracoli, per non solo garantire gli stessi livelli ma per aumentare i livelli a favore dei cittadini lombardi. Non sarà facile, ma certamente ce la faremo. Tu sei detto che è pronto a dimettersi dalla Lega Veneta, da segretario della Lega Veneta, se non ci sarà un passo da Salvini. Salvini ha detto che questo passo non ci sarà. Quindi? Ma io vedo la questione così, sono 3 mesi, 4 mesi che c'è questo problema e che è un problema di rapporti, non tra Tosi e Salvini ma tra Tosi e Zaia, tutto all'interno del Veneto. Matteo Salvini da 3 mesi dice: cari veneti, trovate l'accordo, perché uno dice una cosa, l'altro dice un'altra. E alla fine, non essendosi trovato l'accordo tra Tosi e Zaia, è una cosa che anch'io non faccio fatica a capire, io dico abbiamo dovuto prendere una decisione, perché se uno dice se c'è la lista Tosi io non mi candido, Zaia, e l'altro dice se non c'è la lista Tosi io mi candido contro Zaia, è una cosa incomprensibile a me, figuriamoci ai normali cittadini del Veneto. Salvini, devo dire, con grande pazienza da 4 mesi cerca di mettere d'accordo due che non si sono messi d'accordo. A quel punto abbiamo dovuto e ha dovuto il Consiglio federale prendere una decisione che non è decide Milano le liste del Veneto, ma decida il Veneto se i due si mettono d'accordo bene, altrimenti c'è un altro Veneto, Giampaolo Dozzo, che è un leghista della prima ora, che ha avuto il compito di trovare una mediazione. Tutto qua. Il resto sono polemiche che io francamente non vedo l'ora che finiscano, perché inizi la campagna elettorale. Grazie, arrivederci.